Buongiorno Piergiano Lava, sono con Riccardo Molinari, vice segretario federale della Lega Nord. Molinari, buongiorno. Buongiorno. Ecco, Molinari, per quanto riguarda la legittima difesa, ci sono fatti di cronaca, tutti i momenti in cui cittadini e commercianti sparano per difendersi da criminali che di notte e di giorno si introducono per compiere atti criminosi e poi insomma hanno un mare di problemi, sono anche indagati per omicidio magari anche volontario eccetera. Ecco, la Lega Nord cosa propone, cosa ne pensa di questa situazione? Ma riteniamo che sulla legittima difesa ci sia un grande problema, nel senso che già oggi ci sarebbero le leggi per distinguere i casi e far sì che chi si difende nella propria abitazione o sul proprio posto di lavoro da un'aggressione per rapina di un delinquente o comunque da un atto di violenza sia tutelato e non finisca sotto processo. Devo dire che questo è anche possibile grazie a un aggiornamento della legge sulla legittima difesa che è stato fatto nel 2006 proprio dalla Lega Nord con l'allora ministro della giustizia Castelli. Il problema in Italia qual è? Che anche se c'è la legge, poi purtroppo bisogna vedere come le leggi vengono interpretate. E quindi la costante che abbiamo noi oggi è che il combinato disposto dell'obbligatorietà dell'azione penale insieme al reato di eccesso di legittima difesa fa sì che chiunque in qualche modo intervenga e si difenda quando vede messa a rischio la propria vita o la vita di un proprio caro, il proprio patrimonio, per un motivo o per l'altro finisca sotto processo. E noi sappiamo che in Italia il processo di fatto è già una condanna, visti i tempi, vista il clamore mediatico e quant'altro. Quello che noi proponiamo allora è un cambio della legge in cui sia evidente che l'eccesso di legittima difesa debba vedere un'inversione dell'onere della prova, cioè l'inversione dell'onere della prova significa che non deve essere chi viene aggredito a dover dimostrare la proporzionalità della reazione, a dover dimostrare che l'altro, l'aggressore era armato, l'arma era vera, l'arma era finta, l'arma era un giocattolo. Bisogna che in qualche modo si tuteli chi viene aggredito all'interno della propria sfera personale e che si persegui evidentemente solo i casi in cui sia palese e manifesto che c'è stata un'azione violenta e immotivata. Oggi purtroppo non è così. Ecco, mentre invece per quanto riguarda la legge sull'omicidio stradale pare che sia stata introdotta o sbaglio e comunque voi siete d'accordo? La legge sull'omicidio stradale è un'altra legge di cui si fanno molte parole, anche lì come sull'eccesso di legittima difesa gli strumenti normativi ci sarebbero già per dare delle condanne severe a chi in stato di ebbrezza o comunque violando palesemente il codice della strada uccide delle persone. E il problema è anche lì come le norme vengono interpretate e quindi al fine di perseguire in maniera dura chi si mette al volante ubriaco, drogato e falcia delle vite umane, e allora si rende necessaria l'introduzione di una fattispecie specifica per sanzionare questi casi più gravi. Però questo è sempre frutto del fatto che le norme vengono applicate in una maniera sbagliata, perché il nostro codice già le avrebbe tutte le norme, però questa è la situazione. Quindi noi siamo assolutamente a favore di una norma sull'omicidio stradale, anche se dobbiamo stare attenti perché la bozza che è stata approvata in prima lettura rischia in certi casi di diventare pericolosa nell'altro senso, cioè si rischia di perseguire anche in maniera eccessiva anche dei casi che andrebbero valutati diversamente. Quindi quello è un tema molto delicato. Quindi praticamente di capire che in Italia ci sono delle leggi, ma poi ci sono che consentono la possibilità di essere interpretati in un modo o nell'altro e quindi è quasi come se non funzionassero. Quindi qualcosa non va, insomma. Allora, noi abbiamo un sistema giuridico che è un sistema di diritto romano, per cui noi abbiamo un sistema di norme che sono comunque interpretabili. Gli anglosassoni hanno invece un sistema di diritto per cui ogni singola fattispecie è disciplinata in maniera puntuale, quindi da lì non si scappa. E tutto quello che non è proibito di fatto è concesso. E l'Italia è un paese un po' diverso. Insomma, il paese, ci definiamo la culla del diritto, ma diciamo che è un paese in cui il diritto si può sempre tirare un po' da una parte e un po' dall'altra. E questo a volte è positivo, a volte crea delle ingiustizie. Quindi potremmo dire che c'è il rischio che si tuteli più il colpevole che la vittima. Vabbè, oggi purtroppo molto spesso è così. Ecco, vediamo sull'eccesso di legittima difesa. Vediamo un'altra questione. Sì. Il governo Renzi sta appunto dicendo che grazie alla Jobs Act, alla legge del voto sul lavoro, è aumentata l'occupazione, è aumentato il PIL, sono aumentati i consumi, quindi è aumentata la fiducia dei consumatori e delle imprese. Ecco, voi siete d'accordo? Ma diciamo che questa è la propaganda, la realtà è un'altra. Quando dice che sono aumentate le assunzioni, mente, sapendo di mentire Renzi, perché quello che è successo è che col Jobs Act hanno abolito di fatto il contratto a tempo indeterminato, hanno creato questo contratto a tutele crescenti, quindi c'è stata una conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tutele crescenti, che di fatto è un determinato con un nome diverso, perché questo contratto
contratto è un contratto che prevede gli sgravi fiscali dell'IRAP per i primi 3 anni alle aziende che utilizzano questo contratto, e quindi questo ha incentivato le aziende a farlo. Tra l'altro voglio sottolineare le aziende tutte, dalla Fiat, cioè dalle grandi multinazionali, alla piccola azienda. Invece avrebbe avuto senso non fare questo regalo alle grandi aziende, ma evidentemente aiutare quelle più piccole, quindi questo è un altro regalo che Renzi ha fatto alla Confindustria. Ma il problema è che passati 3 anni queste persone potranno tutte quante essere licenziate senza tutele, esattamente come un contratto a tempo determinato. I dati sulla, quindi i nuovi assunti sarebbero questi, che non sono nuovi assunti ma sono conversioni. I dati sulla disoccupazione sono drammatici, perché la disoccupazione giovanile resta al 42-43%, quindi non è scesa, e la stessa finanziaria certifica che la crescita prospettata non è una crescita reale, perché abbiamo comunque la clausola di salvaguardia dell'IVA al 26%, che permetterà alla nostra finanziaria di essere approvata dall'Europa. Questo significa che l'Europa vuole la garanzia dell'aumento dell'IVA al 26%, perché sa che la possibilità di crescita che millanta il governo non è reale. C'è chi sostiene che c'è il rischio che il contratto Co-co-co uscito dalla porta rientri dalla finestra con questa riforma. Beh, assolutamente sì, anche perché il contratto Co-co-co tutto sommato aveva, non riesco a capire perché l'abbiano abolito, perché questo contratto di tutele crescenti è un contratto a tempo determinato, quindi che ha dei limiti maggiori rispetto al Co-co-co, che invece lasciava una certa libertà di collaborazione. Quindi l'abolizione del Co-co-co mi sembra più propagandistica, perché non si è creato una serie di forme contrattuali stabilizzanti che danno più garanzie, ma si è in qualche modo diffuso il precariato come unica forma contrattuale. Questo è molto grave e mi dispiace che su questo i sindacati non stiano facendo la battaglia che dovrebbero fare. Ecco, per finire, la Corte dei Conti ha evidenziato che sulla legge di stabilità ci sono alcuni nodi irrisolti. Sì. Ecco, la vostra opinione qual è? Eh beh, le dicevo prima, ad esempio abbiamo questa questione della clausola di salvaguardia dell'IVA al 26%, che ci lascia molto perplessi, perché vuol dire che se i conti e la crescita non ci fosse avremmo l'IVA al 26%. Abbiamo il discorso delle tasse che Renzi ha introdotto e adesso toglie, come l'IMU agricola sulla prima casa. Abbiamo il fatto che Renzi ha chiesto di poter derogare alle norme europee sulla stabilità per 3 miliardi e 300 milioni per l'emergenza immigrazione. Quindi noi abbiamo un governo che va a impegnarsi in Europa per poter spendere fuori dalle regole per l'accoglienza degli immigrati, ma non si preoccupa ad esempio della ricostruzione delle zone alluvionate o terremotate. E quindi io do un giudizio politico, non do un giudizio contabile, perché non è il mio motivo. Il giudizio politico è sicuramente negativo, e evidentemente se la Corte dei Conti dice questo, ci sono anche conti che non tornano dal punto di vista contabile. Infatti la Corte dei Conti sta dicendo che ci sono anche dei punti interrogativi sulle coperture. Esatto, ma infatti la questione della crescita prevista è uno dei problemi, perché se tu copri un taglio di spesa come può essere appunto l'IMU sulla prima casa, che ci mancherebbe, noi siamo d'accordo sul tagliarla, lo diciamo da anni, però se tu la copri con una presunta crescita che poi non ci sarà, evidentemente avrai un problema di bilancio, avrai un problema di coperture. Nel frattempo però sono stati comunque fatti pesanti tagli sulla sanità, perché si tagliano 2 miliardi di euro alle regioni, che significa 2 miliardi di euro di tagli alla sanità. E quindi, insomma, è una finanziaria che dal punto di vista politico è drammatica. Okay. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei.